Cari fratelli e sorelle, come sapete, ho deciso grazie per la vostra simpatia. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato. È stato definito il Papa delle certezze, Joseph Ratzinger, il Papa dell'identità cattolica, uno dei teologi più letti al mondo, grande intellettuale europeo, autore di bestseller tradotti in decine di lingue. Eppure proprio lui, con la sua storica rinuncia al pontificato, con le prime dimissioni moderne di un papa, è già entrato nella storia, gettando in confusione sia gli avversari che i ratzingeriani. Amato o rispettato dai cristiani o dai laici che hanno apprezzato la chiarezza e la potenza del suo pensiero, è stato osteggiato, contestato, non capito, travisato, diffamato durante i suoi 8 anni di governo della Chiesa. Dopo la fine del pontificato si pensava sarebbe progressivamente entrato in un cono d'ombra, ed invece il mondo non l'ha dimenticato, anzi. Dopo il suo ritiro nel monastero Mater Ecclesiae, nel cuore dei Giardini Vaticani, con il passare degli anni Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, viene sempre più spesso evocato. Una nuova vita, quella del Papa teologo, che alcuni pensavano dovesse tornare ad essere un semplice vescovo emerito di Roma, mentre invece ha aperto una nuova figura istituzionale all'interno della Chiesa. Ratzinger è il primo Papa emerito della storia. Tuttavia, dopo le dimissioni, non ha più alcun potere sul governo della Chiesa. Di Papa ce n'è uno solo ed è quello regnante. Aveva promesso di vivere nascosto al mondo e così è stato. Ora che le forze lo stanno lentamente abbandonando, Ratzinger, come ha affermato lui stesso, ha intrapreso un pellegrinaggio che lo riporterà a casa. Limita al massimo le udienze private, così come le uscite pubbliche, anche se Papa Francesco lo incoraggia ad uscire quando vuole. Papa riformatore, uomo interprete e difensore della grande tradizione della Chiesa, ma non tradizionalista. Il Papa bavarese non poteva avere uno stile più distante dal successore, che pure lo stima, ricambiato. Secondo i rumors filtrati dalle segretissime riunioni del conclave del 2005, l'arcivescovo di Buenos Aires, che già allora era considerato papabile e che godeva del sostegno di un significativo gruppo di cardinali, si era sottratto alle pressioni. Lo stesso Bergoglio ha dichiarato di aver votato in conclave a favore del cardinale Ratzinger, che considerava l'unico personaggio in quel momento storico con la statura, la saggezza e l'esperienza necessaria per essere eletto papa. E se negli ultimi anni è cresciuto lo scontro tra i fautori del nuovo corso e i sedicenti ratzingeriani, il papa emerito si è sempre sottratto ai tentativi di chi ha cercato di coinvolgerlo nelle critiche al papa argentino. Per capire meglio il segreto di questo pontefice, abbiamo scelto di entrare con la nostra troupe nella città-stato vaticana, lo stato più piccolo del mondo. Sotto l'arco a sinistra. Vogliamo vedere da vicino quello che è diventato un luogo del tutto speciale all'interno delle mura leonine, il monastero Mater Ecclesiae, la residenza del Papa emerito, ed incontrare le persone più vicine a lui. Ecco alcune immagini inedite, girate in esclusiva dal TG2, del convento Mater Ecclesiae. Oh,
aspetta un attimo, sto eccolo, grazie. Potete prendere anche i nostri grazie. Amici. Grazie. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Grazie. Ci accoglie grazie, Monsignor grazie. Georg Ganswein, l'unica persona che trascorre metà della sua giornata con il Papa regnante e l'altra metà con l'emerito. È segretario personale del Papa emerito fin da quando Ratzinger era cardinale ed è l'attuale capo della prefettura della Casa Pontificia, cioè responsabile del cerimoniale del protocollo della Santa Sede, nominato a suo tempo da Benedetto XVI e confermato in questo incarico da Papa Francesco. Monsignor Ganswein ci apre le porte del monastero di clausura individuato dal Papa bavarese quando già cominciava a pensare di utilizzare per la prima volta nella storia il canone 332 del diritto canonico, comma 2, che recita: nel caso che il romano pontefice rinunci al suo ufficio, si richiede che la rinuncia sia fatta liberamente e che venga debitamente manifestata. Non richiede, invece, che qualcuno la accetti. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. L'idea di stabilirsi qui gli è venuta durante una delle sue passeggiate verso la grotta della Madonna di Lourdes, come ci rivela lo stesso arcivescovo. Io ho chiesto a Santa Maria, ma dove vuole andare? Io ho pensato, perché noi siamo ogni giorno con la macchina dal Sisto Quinto andato fino alla grotta di Lourdes per pregare camminando. E ha detto, durante durante il viaggio qui mi è venuto in mente questo sarebbe il posto ideale. È un po' a parte, ma è dentro, perciò il recinto di San Pietro. Il monastero, dedicato a Maria, madre della Chiesa, si trova nel cuore dei Giardini Vaticani, a pochi metri dalla Fontana dell'Aquilone, dall'eliporto vaticano, dalla casina Pio IV, sede della Pontificia Accademia delle Scienze. Un panorama mozzafiato. Poi la cupola. Chiaro, da qui sembra quasi di poter toccare la cupola michelangiolesca, che svetta e domina lo scenario. Una struttura realizzata nei primi anni 90 per volontà di Giovanni Paolo II, che desiderava avere all'interno delle mura leonine una comunità di vita contemplativa che pregasse per la Chiesa e per il Papa. La struttura, pensata a suo tempo per ospitare una decina di suore di clausura, è stata integrata dall'ex residenza dei giardinieri. È divisa in due parti. A sinistra c'è la cappella, a destra gli ambienti monastici. Accanto al monastero c'è un piccolo orto dove vengono coltivate frutta e verdura con metodi biologici. La struttura si sviluppa su quattro piani, uno dei quali seminterrato. Nei piani superiori, oltre alla biblioteca, ci sono le celle, le piccole stanze che ospitano il Papa emerito, il segretario, le Memores Domini, le laiche consacrate che da anni assistono Benedetto XVI, si occupano della cucina e del guardaroba e che assieme al segretario costituiscono la famiglia pontificia di Ratzinger. Quando c'è il fratello è qui in questa parte. Una stanza è riservata al fratello maggiore, Monsignor Georg, che viene a trovarlo regolarmente più volte l'anno. Nel piano terreno e nel seminterrato ci sono gli ambienti comunitari e la cappella, dove Ratzinger celebra la messa e predica ogni domenica per la sua famiglia pontificia. Qui c'è la cucina. E qui, una volta, quando non era, il monastero. Terminato il pranzo, mentre il Papa emerito riposa nella sua stanza, Monsignor Ganswein ci mostra la sala da pranzo. Il mio posto e poi sala delle memories. E ci sono anche ospiti ogni tanto? Sì, però molto di più, ma qui si deve anche adattarsi. Qui siede il Papa emerito, alla sua destra il segretario, negli altri posti le laiche consacrate che vivono nel monastero. Diciamo adesso la presidenza.
Più volte il sistema mediatico è entrato in allarme, erroneamente, per notizie riguardanti un brusco peggioramento della salute del Papa Emerito. Ma come sta oggi Josef Ratzinger? Papa Benedetto, 92 anni, è un uomo lucidissimo, in pace con sé e con il Signore, è una persona molto tranquilla e poi è chiaro che le forze fisiche sono abbastanza diminuite, con gli acciacchi nelle gambe, ma ho detto Santo Padre è meglio avere in alto molto chiara la situazione e qualche acciacco con questa età è normale. Lei divide la sua vita a metà, metà della sua giornata con il Papa regnante e l'altra metà col Papa emerito. Come vive questa situazione? Ma lo vivo nel frattempo proprio 6 anni. All'inizio era un po', come dire, dato che è una situazione totalmente nuova, un po' difficile trovare l'equilibrio. Una giornata normale è così che io abito qui, no? La mattina c'è la Santa Messa alle 7:30, dove partecipano di solito le Memores, Papa Benedetto e io, e ogni tanto c'è anche una visita o un piccolo gruppo. Dopo la messa c'è il ringraziamento, c'è il breviario, brevemente, prima colazione e poi io scendo al Palazzo Apostolico e durante tutta la mattinata accompagno Papa Francesco per le udienze. Poi torno per il pranzo, l'una e mezza, e poi dopo il pranzo è sempre una piccolissima passeggiata sul terrazzo e poi c'è il riposo. Dopo il riposo accompagno il Santo Padre nei Giardini Vaticani, dove si fa una piccola passeggiata e dopo il rosario. E le 7:30 è la cena, dopo guardiamo di solito il telegiornale e poi il Santo Padre si ritira e io mi ritiro. Lui continua a studiare, a leggere, scrivere nel senso che è una vasta corrispondenza e ogni tanto anche alcune piccole altre cose. Angela Ambrogetti, direttrice dell'agenzia ACI Stampa del gruppo americano IWTN, ha più volte incontrato il Papa Emerito, anche nel monastero Mater Ecclesiae. Nella quiete dei pomeriggi dopo la recita del Rosario, Josef Ratzinger, Benedetto XVI, incontra veramente le persone e ha tutta la calma di un anziano sacerdote in ritiro che vuole sapere, vuole conoscere, vuole capire la tua vita. Si innamora per esempio dei cappelli che gli portano. Quest'estate c'è stato un gruppo di chierichetti tedeschi che gli ha portato un cappello particolare e lui l'ha voluto portare per tutta l'estate. Oppure ama, non so, celebrare le feste tipo Natale, Pasqua, insomma, con dei canti, con dei dolci particolari, si ricorda molto i compleanni e gli onomastici di tutte le persone che sono con lui, ama parlare con le persone a colazione. Certo nel suo stile, non è l'uomo delle telefonate come Papa Francesco, è più che altro l'uomo del nascondimento e della preghiera. Oggi il Papa Emerito, pur non avendo incarichi di governo, non veste un abito da vescovo, ma l'abito bianco papale. Anche se si tratta di un abito talare semplice, senza la pellegrina, la mantellina corta che copre le spalle del pontefice e la fascia. Non indossa più l'anello del pescatore, simbolo dei legittimi successori di Pietro, ma un semplice anello vescovile. Un altro uomo che ha collaborato con i due papi è padre Federico Lombardi. In servizio in Vaticano, già con Giovanni Paolo II, ha cominciato la sua attività decennale di direttore della sala stampa della Santa Sede sotto Benedetto XVI. Ne ha gestito la delicatissima fase delle dimissioni, quindi il conclave del 2013, ed ha svolto il suo mandato anche nei primi anni di Papa Francesco, fino al 2016. Oggi, per volontà di Papa Francesco, presiede la Fondazione Josef Ratzinger Benedetto XVI. Io ho un'ammirazione enorme per i papi che ho servito,
considero veramente un dono, un privilegio, averli potuti conoscere più da vicino. Ratzinger, come tutti sappiamo, era un uomo con una profondità culturale e spirituale straordinaria. È stato certamente per me un grande maestro. Credo che sia giusto definire il suo pontificato come un pontificato in larga parte magisteriale, cioè che cerca di presentare al mondo di oggi la fede cristiana nella sua bellezza, nella sua ragionevolezza, anche come risposta a grandi problemi del mondo di oggi e della persona di oggi. Francesco, nonostante appunto la differenza un po' della personalità e dello stile, che però si impara e si conosce in tempi anche molto rapidi se gli si sta vicino, ecco, ho vissuto un po' un lancio missionario della Chiesa, meno preoccupazione dal punto di vista, diciamo così, della presentazione dottrinale, e più preoccupazione del riferimento vivo alla di prossimità, di coinvolgimento con i problemi del mondo di oggi. Altro personaggio che conosce bene Ratzinger e che continua a frequentare con una certa assiduità è il cardinale Julian Herranz, presidente emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. L'ultima volta che l'ho visto gli ho portato un libro scritto da una avvocatessa napoletana. Era molto contento e mi è piaciuto vedere che la testa ce l'ha chiarissima quest'uomo. È una grazia di Dio. Se alcuni tendono a contrapporre Papa Benedetto XVI con il successore, afferma il cardinale Herranz, ciò dipende dal fatto che adottano categorie sbagliate, come quelle politiche. Il cristianesimo non è di destra né di sinistra. Il cristianesimo è chi prende il messaggio di salvezza di Gesù Cristo che si è lasciato crocifiggere con le due mani, le due braccia, destra e sinistra. E al tempo stesso stava perdonando a quelli che lo stavano crocifiggendo. Cioè sta abbracciando a una umanità di destra e di sinistra che non sa scoprire o non sa vivere che si è figli di Dio, perché siamo creature. Il cardinale Herranz, che considera Ratzinger uno dei padri della Chiesa, ribadisce la sua profonda stima del successore. Sono come un diamante, no? Che ha tante sfaccettature. E facendolo girare, la luce fa riflettere di più una. No? Per esempio, non so, nel Papa Ratzinger, lui è visto l'uomo della verità, no? Con quella ricchezza di dottrina teologica e di magistero che ha fatto, no? Non paragonabile a nessun'altra. Adesso si vede Papa Francesco, che la luce fa riflettere soprattutto la carità. E soffrono l'uno e l'altro quando alcuni cercano di giocare con loro o di manipolarli, portandoli dalla loro parte. Sono uomini di parte. Debilitato, il Papa bavarese ultranovantenne ormai compie movimenti limitati. Le forze calano, le passeggiate nei giardini vaticani non sono frequenti come una volta. Eppure qualche volta interrompe il ritmo delle giornate fatte di lettura, studio e preghiera, incontri con alcuni visitatori. Non rinuncia a qualche spostamento. Eccolo, in una delle rarissime immagini filtrate oltre le mura leonine. Ratzinger sembra a suo agio nel farsi trasportare da una piccola vettura elettrica durante la bella stagione. Bye! L'attuale arcivescovo di Ratisbona, Monsignor Woderholzer,
decise di intraprendere gli studi di teologia dopo aver letto il bestseller di Ratzinger, Introduzione al Cristianesimo. Ho avuto il privilegio di visitare più volte il Papa Emerito nel monastero. Ogni volta è stato molto cordiale. La sua vasta memoria e la sua presenza mentale sono impressionanti, ma anche la sua modestia e la sua pietà. Ratzinger, Benedetto, passerà la storia come il Papa teologo e come un eccellente predicatore. Oggi innumerevoli credenti in tutto il mondo beneficiano già del suo lavoro teologico. E per quanto riguarda le omelie, tra 100 anni leggeranno i suoi testi nel breviario. 3 giorni dopo aver annunciato la rinuncia al pontificato, Benedetto XVI aveva già sgombrato il campo dai dubbi. Non ci saranno 2 pontefici. Il Papa è uno solo, Papa Francesco, quello eletto dal conclave dopo le sue dimissioni. Io sono molto grato per la vostra preghiera che ho sentito, ho detto mercoledì quasi fisicamente. Anche se mi ritiro adesso, in preghiera sono sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me, anche se per il mondo rimango nascosto. Grande lo sconcerto dei cardinali l'11 febbraio 2013, quando Benedetto pronunciava a sorpresa la sua rinuncia al pontificato. Era perfetto, ma era perfetto anche dal punto di vista, diciamo, delle esigenze della santità cristiana, perché si stava dando una lezione magnifica delle 2 grandi virtù che muovono fondamentalmente, diciamo, l'esistenza santa di una persona, la umiltà e la carità. Era un gesto straordinario di umiltà, di cedere il potere, di mettersi da parte, di nascondersi, per amore alla Chiesa. C'è un uomo umile che ama, in grado eroico, perché è eroico. E pensa chi è che lascia il potere che ha. Alcuni segnali indicavano che il pontificato ratzingeriano era terminato. Già prima dell'elezione del nuovo pontefice, lo stemma di Benedetto XVI veniva rimosso dai Giardini Vaticani. Un'operazione considerata da alcuni un po' lugubre, ma era un segnale chiaro che il pontificato si era formalmente concluso. I giardinieri hanno zappettato la grande aiuola, ben visibile dall'alto della cupola di San Pietro, visitata da fedeli e turisti, per lasciare il posto allo stemma del nuovo pontefice, disegnato con fiori e verde. Lo stemma di Benedetto XVI, caratterizzato dall'orso di San Corbiniano, campeggia oggi nelle vetrate della cappella del monastero Mater Ecclesiae. Teologo, il Papa dell'identità cattolica, oggi da Papa Emerito non ha più alcun ruolo di governo nella Chiesa. Viene tuttavia sempre più invocato da chi denuncia una crescente confusione nella Chiesa di oggi. Sono in aumento, infatti, i critici del Papa argentino che vedono in Ratzinger un alfiere della tradizione e che vorrebbero fargli interpretare la parte del controcanto rispetto all'attuale pontefice. Ma Ratzinger, com'è nel suo stile, ha scelto con chiarezza di non interferire nelle scelte del successore. Nelle visite a Papa Benedetto, lui mai, ne ho per delicatezza, posto a lui nessun problema di governo della Chiesa, perché lui è delicatissimo. Mai in queste visite si è affrontato nessuno dei problemi di governo della Chiesa sui cui si discuteva, parlavano i giornali, le varie correnti, i pro e contro, eccetera, no. Il cardinale Gerhard Müller, teologo, scelto a suo tempo da Benedetto XVI per guidare la Congregazione per la Dottrina della Fede, poi alla scadenza del mandato non confermato in questo incarico da Papa Francesco, è il curatore dell'opera Omnia di Josef Ratzinger. Lo incontriamo nell'Istituto Ratzinger di Ratisbona, la città
di cui è stato in passato arcivescovo. L'introduzione al cristianesimo ha avuto tantissime edizioni. Perché è stato così apprezzato nel mondo? Il suo pensiero va all'esistenza umana, va al cuore, al nocciolo delle tematiche moderne, non una lingua semplice, ma non semplicista, ma semplice per tutti quelli che hanno studiato qualcosa, non solo la teologia, sono in grado di leggerlo, di capirlo, di vincolarlo con la loro vita, con la loro esistenza. Il secondo tedesco, dopo Ratzinger, a guidare l'ex Sant'Uffizio, ha provocato un ampio dibattito con la pubblicazione del suo Manifesto della Fede in 7 lingue sul sito conservatore americano LifeSite News, lo stesso attraverso il quale l'ex nunzio vaticano a Washington, Monsignor Viganò, aveva chiesto le dimissioni di Papa Francesco a proposito dello scandalo degli abusi nella Chiesa. Il cardinal Müller, nel suo manifesto, in cui ricorda le verità fondamentali della fede, non cita l'attuale pontefice e tuttavia molti osservatori hanno letto in quel documento un attacco alla linea dell'attuale pontificato. Müller parla di confusione crescente nella Chiesa. I vescovi, avverte Müller, non devono fare politica. La Chiesa di oggi deve parlare di Dio e non orientarsi alla reazione della mass media. Non possiamo convertirci in politici o sociologi. Alcuni vescovi, soprattutto in Germania e altri paesi dove la secolarizzazione è molto avanzata, che pensano di giustificare l'esistenza della Chiesa convertendola in una NGO, una organizzazione umana che ha alcuni scopi sociali, dell'educazione, così, ma cosa vale un corpo senza il cuore vivente, senza la mente? Lei ha pubblicato il Manifesto della Fede, da una parte dell'opinione pubblica è stato interpretato come una critica a Papa Francesco. Ecco, che cosa ne pensa di questo? La menzione della Trinità, della Incarnazione, della sacramentalità della Chiesa, questo sarebbe una critica al Papa. Io mi domando come è possibile. Gianni Valente, giornalista, scrittore, autore di libri su Ratzinger, è preoccupato del clima di scontro che c'è nella Chiesa e degli attacchi sempre più evidenti a Papa Francesco che provengono da ambienti di ratzingeriani o sedicenti tali. Sono due persone diverse, viva Dio, cioè nel temperamento, negli accenti, però devo dire che nel cuore del loro insegnamento, lo sguardo che hanno sul mistero della Chiesa è lo stesso, è identico. Ambedue hanno come punto sorgivo del loro sguardo sulla Chiesa la percezione e l'esperienza che la Chiesa non vive di luce propria, non è una realtà autosufficiente. Secondo me i peggiori aguzzini, i peggiori tormentatori di Papa Benedetto e di Joseph Ratzinger sono stati questi suoi presunti ammiratori che hanno voluto tirarlo in ballo nelle loro battagliucce che miravano solo magari a ritagliare spazi di potere clericale, disegnandolo quasi come una sorta di antipapa. Purtroppo appunto questo tentativo ha avuto grande risonanza magari a livello mediatico, sui social, però secondo me il popolo di Dio ha sempre percepito la profonda sintonia, appunto una sintonia del cuore tra le due figure, e quindi in qualche modo è il popolo stesso di Dio che ha protetto la Chiesa da queste manovre di piccoli circoli. Per quanto riguarda la missione della Chiesa, si tratta di annunciare il Vangelo di Gesù Cristo nel mondo di oggi. Questo non ho il minimo dubbio che lo stiano facendo tutti i papi che ho conosciuto e con cui io ho lavorato. Ecco. E lo stanno facendo con la stessa radicalità, con la stessa sincerità, con la stessa convinzione, con la stessa profondità di fede.
Il Papa emerito è legato da un rapporto molto saldo con il successore, che lo consulta regolarmente, come un nonno saggio. Va a trovarlo nella sua residenza per chiedergli consigli prima dei viaggi internazionali o per lo scambio degli auguri in occasione delle feste. Ma chi è veramente Josef Ratzinger? Chi è il Papa, definito con una apparente contraddizione in termini, un conservatore rivoluzionario che dimettendosi o scendendo dalla croce, come l'hanno bollato i critici, ha tolto per sempre l'aura sacrale attorno alla figura del Romano Pontefice e inventato le dimissioni per anzianità tra i successori di Pietro? Chi è l'uomo che ha guidato la barca di Pietro per 8 anni, anni trascorsi tra luci e ombre, tra poderose lectio magistralis, forti azioni riformatrici, invocazioni al rapporto tra fede e ragione, alla distinzione tra religione e politica, ma anche clamorosi scandali come il furto di carte riservate da parte del maggiordomo. Il primo, già da cardinale, a porre con autorevolezza alla Chiesa il problema dei preti pedofili, regista delle leggi canoniche introdotte nel 2001 per combattere questa piaga, primo papa ad incontrare le vittime e d'altra parte anche primo pontefice a finire nel tritacarne mediatico nel 2010, l'annus horribilis dello scandalo degli abusi. Primo pontefice a tentare una vera riforma dello IOR per togliere alla Banca Vaticana lo status di paradiso fiscale protetto dall'extraterritorialità. Si parla molto di Papa tedesco, ma in realtà per capire chi sia veramente Josef Ratzinger bisogna andare in quella particolare regione tedesca che è la Baviera. Per questo decidiamo di andare là dove sono le radici del Papa bavarese, tra le montagne, le valli e i borghi nei quali si sviluppò la sua formazione umana e spirituale. L'intellettuale timido e riservato, così diverso dai modi estroversi di molti bavaresi, nasce in questa casa il 16 aprile 1927 a Markl am Inn, nelle prime ore del giorno, sabato santo, e battezzato lo stesso giorno in questo antico fonte battesimale. Una famiglia molto unita e religiosa della Baviera cattolica e contadina degli anni 30. La mamma, Maria Rieger, figlia di artigiani, introduce i figli all'amore per la lettura, legge ad alta voce i suoi libri preferiti. Già nell'appartamento di Markl am Inn, il fratello maggiore Georg amava andare in soffitta per sfogliare i libri che erano appartenuti al precedente inquilino. La cordialità della madre compensa la severità di suo marito, l'agente di polizia Josef Ratzinger, uomo cortese e onesto. Trasferitisi in seguito nella casa di Ufschlag, alla periferia di Traunstein, la villetta appare ai piccoli Ratzinger come un paradiso, un luogo misterioso, avventuroso, affascinante. I residenti li ricordano ancora. Sì, erano più grandi di me. Noi eravamo bambini e loro erano già studenti. Loro frequentavano il seminario. Li vedevo camminare con le cartelle in spalla. Erano ancora piccoli. Mentre camminavano, li vedevo pendere da una parte, perché portavano libri molto pesanti. Quando noi eravamo bambini, li notavamo. Erano conosciuti in paese. Sono stati educati in modo molto duro. Il padre era molto severo. Ad Aschau, una delle località al confine con l'Austria, dove ha abitato la famiglia Ratzinger, la signora Maria Niedermayer, che frequentava la stessa classe di Josef, ricorda così il compagno di scuola. Questa sono io. E questo è il Papa, con una camicia bianca col colletto. A quei tempi era una cosa particolare. Aveva un anno più di me. A quei tempi due classi stavano insieme in un'unica aula. Guardandolo ho sempre pensato, un giorno sicuramente diventerà qualcuno di importante. E poi quando qualcuno gli chiedeva,
Cosa vuoi fare da grande? Sa come si chiede ai ragazzini di quell'età? Lui rispondeva sempre: Cardinal. Cardinale. Voglio diventare cardinale. Cardinal, will ich mal werden. È stato sempre una persona molto riservata, molto, molto diligente, molto tranquilla. Un ragazzo che si impegnava molto. Un ottimo studente. Il gendarme Ratzinger negli anni 20 si trova a dover intervenire in situazioni sempre più pericolose. Detesta Hitler, considera i nazisti criminali. È sempre più preoccupato per un futuro che vede fosco. È chiamato più volte a sedare i tumulti provocati dalle squadracce naziste. Ha dei contrasti con le squadre d'assalto. Anche se non manifesta in pubblico il suo pensiero, tutti sanno come la pensa l'agente Ratzinger. Del resto, in casa il padre legge Der Gerad Weg, la retta via, un foglio ferocemente antinazista. Per questo motivo dovette cambiare casa più volte. Essendo le condizioni economiche, come ci ha detto, modeste, abbiamo vissuto in una grande familiarità e in una grande gioia di fede, perché sia il padre sia la mamma erano persone di una fede profonda e sobria e anche intelligente. Le sue origini, che è un figlio di della Baviera, lui dice è un figlio del mondo, perché sto adesso a Roma, nel Vaticano, però lui qui ha le sue origini. Pur avendo vissuto molti anni della sua vita a Roma, Ratzinger è rimasto sempre un bavarese e i bavaresi sono fieri di lui. Zum Geburtstag natürlich. Das Traunsteiner Bier. Herr Wembach. Sie dürfen sich ruhig wünschen. Josef Ratzinger ha sempre mantenuto un legame molto forte con gli altri membri della sua famiglia, la sorella Maria, il fratello Georg. Con lui ha frequentato il seminario, sono stati ordinati sacerdoti lo stesso giorno, il 29 giugno 1951, nella cattedrale di Frisinga. Georg avvia il fratello più piccolo all'amore per la musica, innanzitutto la grande musica di Salisburgo, la musica di Mozart. Una musica che per il futuro Papa non è solo un intrattenimento, ma contiene tutto il dramma dell'esistenza umana. Andiamo a trovare Georg Ratzinger, 95 anni, nella sua casa di Ratisbona. Oramai ha perso la vista, ma è sempre cordiale, sorridente, viene accompagnato da suor Cristina. Ancora oggi, i fratelli Ratzinger parlano tra loro in dialetto bavarese. Padre Georg, lei come sta? Sta bene? Sto bene, ma la mia malattia è l'età. Tutto funziona bene, ma non benissimo. Naturalmente gli occhi non vanno più bene e anche il camminare dà dei problemi. Come trova il suo fratello in salute? È sempre lo stesso del passato? Quello che manca a me manca anche a lui. La malattia è l'età. C'è un indebolimento dell'udito, anche la voce è diventata più flebile e credo che anche la vista incominci a dare qualche segno di debolezza e soprattutto il camminare. Quali sono le preoccupazioni principali oggi del Papa Emerito? Le sue preoccupazioni principali sono uno scemare della fede e anche uno scemare delle tramandate norme e parametri morali che fino ad ora avevano sostenuto tutta la società. Quello che veniva considerato un enfant prodige della teologia non voleva diventare vescovo e non voleva diventare cardinale. Avrebbe preferito continuare a insegnare ai suoi giovani e a scrivere libri. Padre Stefan Horn, suo assistente all'Università di Ratisbona, ha ancora ricordi molto vividi del brillante teologo, apprezzato dagli studenti che, nel contesto delle rivolte giovanili del 68, sentivano nelle sue lezioni qualcosa di diverso dalla teologia tradizionale. Padre Horn oggi è il coordinatore del circolo degli ex allievi del Papa Emerito.
hanno sentito un nuovo tuono nella teologia, un tuono molto aperto alle domande di oggi, in questo clima rivoluzionario. Dunque lui presentava di nuovo la fede cristiana, ma sul fondo delle domande di oggi. Aveva già individuato il luogo dove trascorrere la sua vecchiaia dopo la fine del suo mandato all'ex Sant'Uffizio, in compagnia dei suoi familiari, a Pentling, in questa villetta alla periferia di Ratisbona, dove sono sepolti i genitori. Ci accompagna nella villetta il professor Christian Schaller, premio Ratzinger 2013, oggi direttore dell'Istituto Ratzinger di Ratisbona. La scrivania è una copia di quella che accompagna Ratzinger fin dal 1952 nei suoi studi, il vero compagno di viaggio del Papa teologo ancora oggi. È un obbligo mantenere viva l'opera del pensiero di Ratzinger, non solo per la grandezza del pensiero in sé, ma anche per il modo con il quale ha fatto teologia. Lui è riuscito a trasmettere il pensiero teologico in un modo tanto semplice, tanto poetico, tanto profondo quanto accessibile. Ma nella casa di Pentling Ratzinger non ci andò più, il conclave decise diversamente. Nel paesino, alle porte di Ratisbona, tuttavia, resta il ricordo delle omelie che il cardinale Ratzinger pronunciò nella chiesetta di Pentling, considerate il cuore del suo pensiero, come ci spiega il professor Azzaro. Nella loro bellezza, come peraltro tutte le omelie di Josef Ratzinger, dimostrano proprio che egli fu, è stato, non solo un grande teologo, ma un grande maestro della fede. Lui, questo termine dei semplici, dei piccoli, lo porta sempre nel cuore. Lo si vede persino quando lui parla al concilio, quando lui contribuisce ai lavori del concilio, tenta e tende sempre a ricondurre tutti i discorsi teologici, anche i più complicati, ai termini più semplici, ai termini che interessano veramente la vita concreta di ognuno. Autore di una restaurazione innovativa, come l'ha definita lo storico Regoli, impegnato per tutta la vita a combattere la sua lotta contro il relativismo, contro il tentativo del mondo contemporaneo di escludere la religione dalla sfera pubblica, confinandola nel privato, convinto che fede e ragione debbano sostenersi e purificarsi a vicenda, Ratzinger ha voluto spiegare al mondo il vero volto del cristianesimo, cioè l'amore, al quale ha dedicato la sua prima enciclica, Deus Caritas Est. Gli incidenti di percorso e gli scandali avvenuti durante il suo pontificato, da Vatilix all'esplodere degli scandali sugli abusi, al caso Williamson, avevano lasciato nell'opinione pubblica l'impressione che il Vaticano fosse un gigante dai piedi d'argilla, con una curia romana non all'altezza del pontefice. Lui stesso, per sua ammissione, poco adatto alle attività di governo, non ha nascosto la sua fragilità, anzi, si è preso anche le colpe dei suoi collaboratori. L'uomo che considera la fragilità un dono e la vecchiaia una benedizione ha avuto il coraggio di mostrarsi debole. Il pensiero forte di un timido papa professore che ha mostrato al mondo con le sue dimissioni che il papato è un servizio, non un potere. Resta impresso nella memoria dell'ultimo giorno del pontificato la straordinaria serenità di Ratzinger, per il segretario uno dei giorni più duri della sua vita. Un momento molto difficile, molto anche doloroso, era proprio l'ultimo giorno, scendendo dalla terza loggia, cioè dall'appartamento, e spegnendo la luce. Prendendo l'ascensore e poi sotto al cortile San Damaso aspettava la macchina per portarci qui all'aeroporto per andare a Castel Gandolfo. Questo per me erano momenti duri.
non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora, col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune, il bene della Chiesa dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi importo adesso. La vera crisi della Chiesa è appena cominciata. La Chiesa non sarà mai più la forza dominante della società, ma essa conoscerà una nuova fioritura e apparirà agli uomini come la patria, che ad essi dà vita e speranza oltre la morte.